più avremo un'assistenza sia medico che riabilitativa. Tutto questo noi ci stiamo lavorando su con il comune di Castelvolturno e dovremo avere a giorni un incontro in regione con l'assessore competente che è Gabriele per far sì che questo progetto parta. Noi abbiamo chiesto almeno 3.000 metri quadri di coperto, perché per fare un progetto del genere ci servono degli spazi. Ci sarà dei volontari che verranno a lavorare, volontari tra virgolette, saranno rimborsati di spese di trasferimento e di lavoro che faranno a questo centro. Tutto questo noi dovremo organizzarci per trovare dei fondi, poi, perché anche i fondi confiscati, monete alla malavita organizzata, saranno in parte distribuiti per queste iniziative. Noi ci speriamo e ci contiamo e ci crediamo veramente in queste iniziative. Se va in porto questa iniziativa, sicuramente sarà una delle più grosse battaglie vinte dall'AISA Campania. E quindi noi siamo sempre vicini alle famiglie, sia come persone, come fisicamente, come per telefono, in qualsiasi modo, qualsiasi problema ci hanno, ci possono contattare. A Paolo, che è il nostro referente, lui ha i contatti con tutte le competenze dei casi, e quindi noi risolviamo, cerchiamo sempre di risolvere i problemi. Questo io non voglio divulgare di più, perché ci sono molte persone che devono parlare. Quest'anno abbiamo il piacere di avere il nostro presidente nazionale, che è il nuovo presidente dell'AISA per il prossimo triennio, Piero Nicosia, che è venuto da Torino apposta. Lo accogliere con un fortissimo applauso, grazie, e gli passo la parola, così ci darà lui un'impressione che ha avuto la prima volta che viene a Napoli per queste manifestazioni. E c'è stato come turista, ricordare un ragazzo scomparso quest'anno che ha dato veramente tanto per l'AISA, Carmelo Vertullo, che gli farei un applauso. E ci ha lasciati con un bel ricordo, un ragazzo laureato due volte, 38 anni, e ci ha dato un libro, hanno raccolto il momento della ripartizione. Hanno fatto in modo alla famiglia di raccogliere fondi anziché i fiori che venivano buttati, che sono andati all'AISA. Noi ringraziamo la famiglia, ringraziamo Vertullo, e niente, passo la parola a Paolo, grazie.